Eccoci, buongiorno, benvenuti a tutti quanti i nostri ascoltatori e benvenuti a Ilaria Prandelli e alla dottoressa Alessandra Camporese per questa seconda puntata con Voci di Donna. Buongiorno ad entrambe le mie ospiti. Buongiorno. Buongiorno Licia. Buongiorno Elisa, buongiorno Ilaria. Grazie per l'invito, è un onore per me. Grazie a te Alessandra. Allora, quest'oggi abbiamo come ospite appunto la dottoressa Alessandra Camporese, specialista in medicina estetica. Alessandra, tu sei una collabori, diciamo, con Ilaria e col mondo di ILER per quanto riguarda, lavorate a stretto contatto per quanto riguarda il suo marchio, però tu nello specifico sei docente alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica, sei un medico chirurgo, ma sei specializzata nell'estetica e quindi oggi ci concentreremo un po' su questo. Partirei con una prima domanda per te, per chi come me è un po' ignorante nel campo, vorresti spiegare che cos'è esattamente la medicina estetica? La medicina estetica è, diciamo, nell'ambito del grande panorama, del grande mondo della medicina, diciamo, forse la new entry, che negli ultimi 20 anni ha, diciamo, spopolato in termini di pubblicazioni, di tecniche, di rivoluzione. Diciamo che è legata, io la definisco sempre al mondo legato del benessere, no? Del benessere psicofisico e quindi senza avere nessuna pretenziosità cerchiamo per quanto ci è possibile, ma sempre meglio ci stiamo riuscendo, nel ricreare un equilibrio, nel ridare ad esempio nel volto delle pazienti e non solo, o dei pazienti, quello che magari nel corso del tempo, cosiddetto chrono aging, viene meno, ad esempio i volumi, il depauperamento del derma e via discorrendo. Quindi la medicina estetica adesso è veramente una branca estremamente importante e finalmente ben riconosciuta all over the world. Beh, sicuramente è molto importante per tutte noi donne, mi sa anche, forse anche per gli uomini in qualche caso, però visto che con Ilaria poi ci si concentra nel mondo della cosmeceutica, ti vorrei chiedere, andrei a vedere proprio fare un focus sull'acido ialuronico che so essere molto utilizzato in medicina estetica. Ci spiegheresti che cos'è questo acido ialuronico? Anzitutto. L'acido ialuronico è una molecola a dir poco straordinaria, che molte volte è un po' come l'araba fenice risorta dalle proprie ceneri. Diciamo che è una storia lunghissima, perché noi adesso sentiamo parlare di acido ialuronico, ma diciamo che i primi che sono riusciti a isolarlo sono stati Mayer e Palmer nel 1967, quindi è una storia lunghissima. E dove il primo approccio è stato a livello oftalmologico, quindi nella cura dei problemi dell'occhio legati alla sfera oculistica, e poi negli anni successivi nel grande ambito ortopedico. Ma in realtà l'acido ialuronico sembra che sia un'entità così sconosciuta, è semplicemente uno zucchero che nella sua forma chimica, sia nella forma vegetale che in quella animale, sono esattamente uguali. Noi abbiamo fatto un po' di esperienza e abbiamo imparato ad estrarre da dei batteri buoni l'acido ialuronico. Vengono stressati e poi, diciamo, loro lo producono, ce lo andiamo a prendere ed è un materiale estremamente molto costoso, soprattutto per la lavorazione e la purificazione, e al giorno d'oggi abbiamo raggiunto delle purificazioni eccellenti e quindi questo fa sì che ci sia una scarsissima problematica legata alle allergie. Quindi, diciamo, semplicemente uno zucchero straordinario, direi io. In che modo viene utilizzato l'acido ialuronico all'interno della biostimolazione e visto che precisamente la biostimolazione magari da tanti non è conosciuta, che cos'è la biostimolazione? Diciamo che usiamo sempre acido ialuronico, sia nella forma, diciamo, biostimolativa che nella forma di filler.
Qual è la differenza tra questi due? Che l'acido ialuronico utilizzato, una miscela più che altro di acqua e acido ialuronico, è un acido ialuronico libero. Significa che le molecole non sono state compattate, unite le une alle altre con delle colle speciali che si chiamano cross-linkanti, in modo da formare un idrogel molto compatto. Perché? Perché se l'acido ialuronico è libero, è un acido ialuronico che dura molto poco a livello del derma. Però è molto importante che questo venga messo, quindi iniettato con un ago estremamente piccino, di 4 mm, pensate, con un calibro di 30-32 gauge, quindi diciamo dello spessore di un capello, viene iniettato nella parte del derma più superficiale. Questo fa sì che le proprietà, le caratteristiche dell'acido ialuronico, ovvero quella di idratazione, quella di potente idratazione, di un'attività antiradicalica estremamente importante e di un'attività biostimolativa, avvenga a livello del derma superficiale. Quindi quando abbiamo un derma che è depauperato e che ha bisogno di essere nutrito, la biostimolazione è questa. Chiaro che è, come dicevo prima, che l'acido ialuronico iniettato a livello superficiale e libero ha una durata molto breve, quindi non ha nessuna peculiarità di riempire, il cosiddetto filler, fillerare, riempire, no? Però ha la capacità di essere degradato velocemente da delle forbici, che sono degli enzimi che si chiamano ialuronidasi, e che tagliano l'acido ialuronico in piccole parti ben precise. E quelle piccole parti sono responsabili della biostimolazione, quindi della stimolazione delle cellule che nel chronoaging si stancano di produrre acido ialuronico a loro volta, collagene, tutte le parti elastiche. E quindi queste piccoline, queste pezzettini piccolini, queste subunità, che cosa fanno? Sono la benzina di questi fibroblasti, dei miofibroblasti, che quindi con nuova benzina ripartono con la stimolazione, diciamo, endogena del paziente o della paziente. Questa è la cosiddetta biostimolazione. A chi possono essere rivolti questi trattamenti e possono essere fatti a tutte le età, nel senso che anche un pubblico giovane può ricevere già questi trattamenti, oppure bisogna avere il giovane si può pensare di fare un'attività di tipo preventivo, ma diciamo a mio avviso è estremamente precoce. È meglio utilizzare dei presidi, delle creme, dei sieri eccetera, che prevengano e che comunque lavorino a questo livello. Diciamo che è un trattamento appannaggio di pazienti che iniziano il cosiddetto chronoaging, quindi dai, definiamoli 40 anni in poi. Importante anche capire quando farlo, ad esempio, nel periodo pre-estivo, pre-esposizione al sole, ha un'azione enormemente preventiva. Si lavora appunto a livello della texture cutanea, dell'idratazione e delle cosiddette fini rugosità. Questo è l'aspetto, diciamo, biostimolativo. I protocolli adesso sono molto semplici. Una volta venivano fatte delle stimolazioni a cadenza settimanale o quant'altro. Ora diciamo che le biosimulazioni con gli acidi ialuronici che utilizziamo adesso, spesso accompagnati da altre sostanze quali aminoacidi, sempre precursori del collagene, che aiutano, diciamo, che potenziano un po' l'azione dell'acido ialuronico, che comunque resta re, indiscusso, imperatore biostimolativo. Diciamo che i protocolli di adesso sono riconducibili a delle sedute a cadenza quindicinale per un massimo di 3, diciamo, magari ripetibili 2-3 volte l'anno. Pre e post sole, ad esempio, è l'ideale. Quindi è sempre consigliabile vicino all'estate, cioè il periodo subito precedentemente l'estate e post finita estate, piuttosto che il periodo invernale, ho capito bene? No, sì, diciamo che si possono fare esattamente in tutti i contesti. Diciamo che quando ci esponiamo al sole, sappiamo che comunque l'attività del sole ha a livello dermico un impatto abbastanza importante, proprio anche per prevenire farlo, che ne so, nel periodo primaverile è il top. Nulla vieta che questo si possa fare anche durante il periodo invernale, anzi. Io
Ti ringrazio tantissimo Alessandra per tutte queste... Elisa, scusa un attimo, io volevo fare un'ulteriore, sottolineare un'altra cosa. Abbiamo parlato di filler, Alessandra. Sì. Di filler, che cosa, qual è la differenza? Volevo che fosse chiaro un po' alle nostre ascoltatrici. Sì. Qual è la differenza quindi tra biostimolazione e filler? E filler, sì. Sì. Diciamo che a questo punto passiamo nell'altro grande capitolo dell'acido ialuronico. Come vi dicevo prima, esistono delle colle ben specifiche che uniscono molte molecole di acido ialuronico. L'unione un po' fa la forza e quindi quelle forbici, di cui dicevo prima, queste ialuronidasi, tendono a degradare molto velocemente l'acido ialuronico. Con la lunghezza della sua catena può durare da 3 minuti a massimo una settimana quando noi andiamo a biostimolare, d'accordo? Quindi chiaramente abbiamo bisogno di qualcosa di più importante, di un gel tridimensionale che ci crei dei volumi. Ed ecco che prendiamo molte molecole di acido ialuronico e le uniamo assieme. Questo fa sì che si crei un gel che abbia delle proprietà reologiche, si dice, estremamente importanti. Quindi sono dei gel estremamente resistenti agli enzimi, quindi la performance dell'acido ialuronico, la durata dell'acido ialuronico, adesso con i nuovi acidi ialuronici abbiamo delle durate che superano i 10 mesi nella correzione, e andiamo a correggere che cosa? Le rughe, gli avvallamenti, il riposizionamento dei tessuti che con il tempo tendono a scendere perché abbiamo uno svuotamento, diciamo, di tutte quelle borsettine adipose che sono presenti nel sottocute e che quindi tendono a verticalizzare il volto. L'acido ialuronico, in questo caso il filler, ha le proprietà di riempire le rughe più profonde, i solchi, e nel riposizionare il tessuto in sé e riportarlo nella sede. Chiaro è che a seconda se dobbiamo sollevare un lenzuolo oppure una coperta, abbiamo a disposizione degli acidi ialuronici che possono essere più plastici, che quindi danno più volume, più viscosi, che quindi danno un volume, diciamo, più superficiale, e intermedi per quelle situazioni intermedie. Ed in più, alla fine, ci sono degli acidi ialuronici dedicati per una struttura che non è dermica, ma che è a tutt'oggi, diciamo, forse la richiesta correttiva più importante, che è quella dedicata alle labbra, quindi lip, e attorno alle labbra codice a barre. Questo, diciamo, è un po' la differenza fra l'acido ialuronico biostimolativo e il filler vero e proprio. Anche il trattamento con il filler è consigliabile sempre dai 40 anni in poi? Sì, diciamo che viene richiesto nei giovani o nelle giovani. Tratto pazienti che magari hanno delle asimmetrie del volto, un'asimmetria ad esempio delle labbra, talvolta abbiamo una ipoplasia, quindi una riduzione del labbro superiore rispetto a quello inferiore, quindi riandiamo a riequilibrare, si crea un po' un rebalancing di questo. Poi invece diciamo che il filler vero e proprio per riempire, per ripristinare i volumi che vengono meno nel corso del tempo, sono, diciamo, legati a pazienti che dai 40 anni, 35-40 anni in su. Come nel caso della biostimolazione, è sempre consigliabile farla prima dell'inizio dell'estate, quindi dell'esposizione al sole, oppure in questo caso non c'è stagionalità? Cioè, è la richiesta, diciamo, avviene direttamente dal paziente. Chiaro è che comunque farlo nel periodo un pochino estivo, eccetera, la parte preventiva non viene meno, perché sempre di acido ialuronico si tratta. Però diciamo che non vi è nessuna restrizione, e questo è molto importante, per quanto riguarda la stagionalità, soprattutto perché l'acido ialuronico in sé non è fotosensibilizzante, quindi non è un farmaco che scatena le reazioni infiammatorie che possano più o meno creare ad esempio delle macchie con il sole. Chiaro è che anche gli acidi ialuronici di adesso sono molto più termoresistenti di una volta. Quindi abbiamo raggiunto adesso
delle metodiche, diciamo, produttive straordinarie e soprattutto adeguabili alle differenti età, differenti sessi anche, perché chiaramente il derma dell'uomo è distinto rispetto al derma della donna e quindi ci permettono di lavorare un po' più a 360 gradi. Io concluderei, Alessandra, visto che hai dato tanti messaggi per tante donne, perché no, anche per uomini che magari vogliono iniziare dei trattamenti con la biostimolazione o il filler. Come ti possiamo contattare, dove ti troviamo per poter avere informazioni e perché no, magari anche avere dei trattamenti? Bene, io diciamo esercito prevalentemente a Padova, dove ho il mio studio, leggermente fuori Padova, Cadoneghe, un bellissimo paesino a 4,5 km dal centro, e poi diciamo spesso estremamente all'estero. Poi in questo momento è difficile per il momento che stiamo vivendo, per cui diciamo che la mia base è qui. Spesso sono anche, diciamo, anche a Milano, quando appunto devo fare delle lezioni, con molto piacere vengo dagli amici lombardi. Grazie. Volevo ringraziare Alessandra prima di tutto perché è stata gentilissima a presenziare questa intervista, per le nostre ascoltatrici aver fatto un bellissimo chiarimento per quanto riguarda l'acido ialuronico e i suoi utilizzi. E grazie ancora Alessandra, ci vediamo presto noi. Grazie a voi, è stato davvero un piacere. Grazie Licia. Grazie ad entrambe per la vostra partecipazione, io do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana con un'altra puntata di Voci di Donna, sempre in compagnia di Ilaria Prandelli, e avremo vari ospiti, insomma, sempre interessanti come Alessandra. Ciao Alessandra, ciao Ilaria, grazie.